Allora, novità, va bene, una riconferma, una novità, siamo qua in questa cornice dei Morazzi del Po, intanto dove è avvenuta la conferenza stampa al Capodoglio, che sarà poi uno degli spazi non proprio di quest'anno, ma a tendere del festival. Inaugureremo il festival proprio qua ai Morazzi con una parata itinerante da qua fino al magazzino sul Po con Banda Cadabra, e quindi già questa insomma è una novità. Avremo degli spazi concentrati nella circoscrizione 8, quindi San Salvario, il Mauto e altri tre spazi di programmazione del festival. Qualche titolo quest'anno? Allora, qualche titolo, cominciamo con gli eventi speciali, così cominciamo con l'ultimo degli eventi, il primo di giugno, quindi a chiusura del festival. Siamo felicissimi quest'anno di avere in programma la compagnia Carrozzeria Orfeo con lo spettacolo Robe dell'altro mondo, uno spettacolo, uno dei loro primi spettacoli che è stato rimesso in scena dopo 10 anni. Il titolo di questa edizione è Arcadia Crossover, e nel crossover questo spettacolo prevede proprio la mescolanza di drammaturgia contemporanea, musiche, tecnologia digitale, tecniche di illustrazione. Poi ci saranno dei debutti assoluti, ne cito uno, Neta Miau perché sei morta, di Marco Gobetti, autore e attore, e uno spettacolo, una fiaba che spinge la riflessione sulle situazioni attuali. Fringe si caratterizza per il fatto di essere a teatro, quindi è diffuso in tutta la città. Sì. Parliamo un attimo dei luoghi. Allora, i luoghi, appunto, la circoscrizione 8, poi abbiamo anche un nucleo in Vanchiglietta Borgo Po, Vanchiglietta e Vanchiglia, quindi Casa Fuls, che sono proprio qua vicino a me, Off Topic, Vinile, Contichi e più verso Barriera Aurora, spazio Kairos, e dopodiché appunto c'è lo zoccolo duro qua ai Murazzi del magazzino sul Po e le new entry di San Salvario con Cineteatro Baretti, Tingle Tangle e spazio Lombroso. La scelta invece dell'immagine guida, visto che il Fringe ogni anno si caratterizza. Allora, anche l'immagine guida che sì, che è questa, qua, sì, è sostanzialmente un'esplosione di quello che era il concept, nonché anche l'immagine dell'anno passato, che era Unboxing Pandora. Quindi da questo unboxing, che l'anno scorso c'era questa immagine delle lettere, del lettering del Fringe, questo è uno sviluppo ulteriore, proprio ancora un'ulteriore esplosione creativa, perché comunque rimaniamo proprio su questa scia di un programma così poliforme, così variegato. Ok, grazie mille. Grazie.